perché non si possono fare le assunzioni? Spiegassero queste cose. A parlare Antonio Donato, presidente del Consiglio Comunale di Pagani, che si rivolge agli ex amministratori, dichiarazioni che arrivano dopo la sentenza della Corte di Cassazione in merito al processo Linea d'Ombra. Personalmente mi fa piacere che l'ex sindaco abbia praticamente avuto, come viene detto, il giudizio finale rispetto alle questioni, ma che questa città sia stata inguaiata e abbia avuto dissesti e tanti fallimenti delle società costituite da Cambino è anche un'altra verità, che non ha, ovviamente, se non negli atti del Comune, sicuramente trova le prove, con le conseguenze che oggi pagano i cittadini. Abbiamo le tasse al più alto livello, le questioni sociali non possono essere affrontate con le risorse necessarie e tante altre cose che impediscono un funzionamento ovviamente anche più celere della macchina. Dal gruppo consigliare di Fratelli d'Italia proprio nei giorni scorsi era arrivata a Donato l'ennesima richiesta di avviare l'iter per la richiesta di risarcimento danni contro chi a loro avviso ha complottato contro la città. La verità è unica e assodata, la Cassazione ha appurato codificando le sentenze di primo e di secondo grado che gli organi politici che hanno retto il comune di Pagani dal 2002 al 2009 non erano collusi con la Camorra e che quindi nel 2012 il Consiglio Comunale è stato sciolto ingiustamente per infiltrazioni camorristiche. Noi avremmo voluto che questa mattina si discutesse, avremmo voluto che una cosa così importante per la città non passasse sotto silenzio e invece ci hanno provato. Il Presidente del Consiglio, nonostante le nostre richieste, non aveva inserito il punto all'ordine del giorno. Noi chiediamo che il Comune di Pagani avvii tutte le azioni risarcitorie contro chi, con le sue bugie, con i suoi complotti, con le sue false testimonianze, ha provocato lo scioglimento ingiusto del Consiglio Comunale, ha mandato in carcere ex amministratori e non persone, come qualcuno le ha definite, perché stiamo parlando di un sindaco, di un consigliere comunale, di un assessore, di un presidente di una società del comune di Pagani e di un funzionario comunale che allora era dirigente del settore urbanistica. Il comune merita giustizia, questi ex amministratori meritano giustizia, noi faremo di tutto per raccontare la verità alla città e per intraprendere insieme alla città il percorso che riteniamo più giusto per avviare questa serie di azioni risarcitorie.